partire per questa seconda giornata Ibiza. Sono le 9 quasi e adesso andiamo a far colazione, altro che partire. Perché abbiamo scoperto che sono solo 47 km anziché 72 di quelli previsti. Come pensavamo, ci ricordavamo male, quindi abbiamo un po' di margine. Andiamo con calma. Quindi colazione. Cala Salada, una delle tante calette di Ibiza. Oggi è il secondo giorno di pedalata, per arrivarci siamo scesi lungo una scalinata e adesso viene voglia di tuffarsi, ma rimandiamo a domani, eh. Domani ci si tuffa. Dopo un bel tratto impegnativo in single trail, adesso c'è una salitella fuori strada, ma sempre e comunque in un ambiente super selvaggio. Si torna a bailar la rumba su queste stradine acciottolate, durissime in salita. A Ibiza ce n'è un sacco così. Che tosta sta salita, divertente, bella rocciosa, rocky, come direbbero in America, ma divertente. Sul tetto di Ibiza, a 350 metri, in realtà non so se è il tetto, ma è uno dei punti più alti che abbiamo toccato in questo viaggio finora. E poi mentre pedali un po' nella vegetazione, nelle foreste, spuntano questi scorci e non sono affatto male, ti viene proprio voglia di fermarti e respirare. Direi che questo pezzo di sentiero è un po' troppo complicato per fare in sella e quindi un po' di portage non fa male. Qua è finito il tratto a spinta, bello tosto, ma perdoniamo il sentiero per la sua difficoltà perché ci sono stati dei paesaggi bellissimi. Ragazzi, qui le salite non finiscono mai, è tutto un su, giù, non si arriva mai sopra i 300-400 metri di quota, ma non si finisce mai di salire. Speriamo sia l'ultima della giornata. Siamo arrivati sul culmine di questa ennesima salita e abbiamo un panorama a 360 gradi. Spettacolo anche questa discesa tutta a tornantini, adesso siamo arrivati quasi sul mare, poi si farà un costone in mezzo alla sabbia, come dice Vero, un costone per tagliare verso Portinax, mi pare che si chiami il paese dove dovremo arrivare questa sera. Altra bellissima baia a 4 km dall'arrivo. È vero, ho deciso che 4 km vuol dire che la birretta ci sta alla grande qua in questo baretto. E
anche questa tappa è andata, siamo arrivati a Portinax, spero che la pronuncia sia giusta. Dopo due birre io non connetto più. Vero, si è bevuta la birra, abbiamo trovato già il nostro appartamento, adesso andiamo a riposare, ci rivediamo domani.